Innanzitutto, grazie per questo invito, perché insomma, devo dire, è anche per me un onore, insomma, essere stato invitato in questa istituzione culturale che è di grande prestigio, e questo io ovviamente mi piace riconoscerlo, insomma, quindi sono molto contento di essere qua. E le cose di cui parlerò a molti di voi forse non sono nuove, perché tratterò del tema dell'educazione all'aperto, che è un tema che è diventato urgentemente attuale a causa del trauma che stiamo vivendo, ma non è un tema nuovo, è un tema che attraversa tutta la storia dell'educazione, possiamo dire, almeno dall'epoca moderna, insomma, no, in poi, e su cui io, insieme ad un gruppo di colleghi con cui ho creato nel mio dipartimento il centro di ricerca e formazione sull'outdoor education, lavoriamo da 8 anni, e adesso appunto stiamo cercando il più possibile di promuoverla anche proprio sull'onda di una situazione che in qualche modo obbliga, diciamo così, insomma, no, ad una familiarità con l'ambiente esterno che finora evidentemente non c'è stata. E mi sono anche chiesto che cosa c'entri questo argomento con il vostro tema chiave, che è quello della filosofia per l'infanzia. E apparentemente niente, uno potrebbe dire, no, non è vero in realtà, perché se concepiamo la filosofia appunto come quella capacità insita in tutte le persone di pensare attraverso il libero pensiero che tutti noi abbiamo fin dall'infanzia, cercando risposte, ponendoci domande, eccetera. Ebbene, io credo che questo tema dell'ambiente esterno sia molto suggestivo. Faccio in genere questo esempio, insomma, no, che credo possa riguardare tutti noi, insomma, se queste esperienze le abbiamo fatte, chiunque di noi abbia trascorso del tempo passeggiando in montagna lungo la riva del mare, sul greto di un fiume, eccetera, beh, si sarà accorto che le sensazioni e i pensieri che vengono in quei momenti sono completamente diversi da quelli che abbiamo nella nostra vita ordinaria. L'ambiente, in certi contesti, in certe situazioni, soprattutto quando l'ambiente ha certe caratteristiche, sollecita i nostri pensieri, la nostra interiorità, anche quella più profonda, anche quella spirituale. Ecco, io credo che questo aspetto andrebbe valorizzato. Non ho bisogno di riferirmi a Maria Montessori, che era molto attenta a queste cose e le ha tematizzate nel suo metodo educativo, ma una delle ragioni per cui l'outdoor education è importante, e ci tengo a dirlo proprio in introduzione, è che non è solamente un fatto, voglio dire, legato allo star fuori, ma è che lo stare fuori pone il bambino in una condizione psicofisica diversa, cioè gli consente di vivere delle esperienze e di costruire su quelle esperienze delle riflessioni che altrimenti non farebbe. E dunque inibire questa esperienza o ridurla così a, diciamo, una varia ed eventuale del tempo scolastico, per cui c'è anche bisogno un po' di stare fuori, perché, insomma, come dicevo oggi, l'ora d'aria la si consente ai carcerati, la si consentirà anche ai bambini, insomma, ecco, credo significhi deprivare l'infanzia di uno dei campi di esperienza più importanti, che riguarda la globalità della persona, non solamente l'elemento fisico e motorio, insomma, ecco. E quindi ci tenevo un po' a introdurre questa cosa, che non è estranea, insomma, no, rispetto a quella dimensione che è anche filosofica, insomma, no, che è anche filosofica. Ecco, allora, tra le tante cose, insomma, no, adesso io inizierò un discorso che non pretendo di esaurire, ovviamente, perché, insomma, esaurirlo sarebbe un po' pretenzioso. Sull'educazione all'aperto, intanto dirò, si usa normalmente la dizione outdoor education, non per un vezzo anglofilo, insomma, no, ma perché a livello internazionale il movimento che si è creato in questi ultimi 20 anni, insomma, no, su questo tema, diciamo, ha generato questo modo di dire outdoor education, per dire, insomma, l'educazione che vede nell'ambiente esterno un ambiente primario di formazione. Poi possiamo chiamarla educazione all'aperto, non cambia nulla in sostanza, ecco.
Però ecco, ci tengo a dire, perché anche questa è un'osservazione che mi è stata fatta, dice vabbè, insomma, adesso questa è la moda educativa. Non è una moda educativa, a me le mode non interessano. Io sono un pedagogista e non sto dietro alle mode. Le mode passano, ovviamente. Non è una moda, è un modo di fare educazione. È un modo di fare educazione. Cioè, outdoor education significa ripensare la propria professionalità educativa in un modo diverso, che non è la rivoluzione, ovviamente, ma è appunto un cambiamento di qualità che investe prima di tutto l'adulto. Perché investe prima di tutto l'adulto? Perché tutti noi, voi, molti di voi, penso la maggioranza, siano insegnanti, educatrici, sanno benissimo che i bambini fuori stanno bene. E stanno bene anche quando c'è il tempo, appunto, che noi definiremmo brutto, va bene? Baden Powell, il fondatore dello scautismo, diceva che non esiste un tempo bello o brutto, buono o cattivo, esiste un equipaggiamento buono o cattivo. Vedo che qui qualcuno, forse qualche esperienza scout ce l'ha, insomma, no? Quindi esiste l'equipaggiamento buono o cattivo a seconda del tempo che c'è. Poi ovviamente, detto questo, vale il buon senso che credo ognuno ovviamente possa avere. Ecco, allora questo è un po' il punto, cioè i bambini fuori stanno bene. Non abbiamo bisogno di stimolare i bambini ad uscire. Quello che dobbiamo chiederci è perché noi non stiamo bene, perché noi non stiamo altrettanto bene fuori. Allora ecco che quando mi capita di fare formazione su questo, io parto sempre dall'outdoor che è in te. Qual è l'outdoor che è in te? Questa dimensione l'hai vissuta? La vivi? Hai delle esperienze che ti consentano di sperimentare questa dimensione dell'ambiente esterno, qualunque esso sia, che ti piaccia, insomma, no? Quello che dicevo prima, perché sai che quando vivi certi tempi, diciamo, no, che tu dai a te stesso nel rapporto con l'ambiente esterno, sono tempi in cui pensi, in cui rifletti, in cui scopri delle dimensioni di te che altrimenti non scopri, ma serve quella dimensione. E allora se tu la scopri, se tu la valorizzi e la coltivi dentro di te, ebbene questo è il primo passo fondamentale per capire che allora la posso portare anche con i bambini. Altrimenti è molto difficile, non può diventare un'imposizione esterna, non te lo posso ordinare, va bene? Anche perché, come voi sapete, esiste la libertà di insegnamento e un insegnante può benissimo dire io faccio bene la mia scuola stando dentro e nessuno ti può ordinare di stare fuori. E puoi dimostrare che fai scuola benissimo, ovviamente, non è questo il punto. Va bene. Ecco, il problema è proprio un cambiamento di registro. L'altro esercizio che faccio in genere nei momenti di formazione è quello appunto di portare le persone a riflettere sulle esperienze, diciamo, di gioco e di socialità più significative che ricordino nella loro infanzia e nella loro età dello sviluppo. E guarda caso i racconti che vengono fuori, io invito sempre a scriverli, no? A raccontare queste cose, guarda caso sono tutti racconti di esperienze in cui si stava fuori, si giocava, non c'erano adulti fra i piedi, va bene? Perché quelle sono le esperienze che mi hanno segnato di più. Cioè quando potevo giocare con le mie amiche, con i miei amici nel cortile oppure dietro casa, eccetera, e facevamo, correvamo, giocavamo a pallone oppure eccetera, e non c'erano adulti. Allora perché queste esperienze sono rimaste così dentro? Perché queste esperienze hanno una forza così importante? E beh, perché lì noi abbiamo vissuto una dimensione di rapporto diretto, in presa diretta con l'ambiente, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni erano in presa diretta con l'ambiente e non c'erano adulti o insegnanti che ti dicessero fai questo, vanno bene anche quelli ovviamente, non sto dicendo, ecco, però capite bene che sono, Eugen Fink parlerebbe di oasi della gioia, no? Bene. Cioè sono momenti esistenzialmente importanti. Se questi momenti hanno lasciato una traccia così importante nella nostra memoria, forse dovremmo pensare che anche noi abbiamo bisogno di restituirle queste dimensioni, a maggior ragione se siamo degli educatori.
perché sappiamo quanto sono stati importanti per la nostra educazione. Badate, anche quelle esperienze che sono state un po' traumatiche, un po' dolorose, in cui abbiamo anche sofferto un po' per qualche ragione, eppure ci hanno insegnato, eppure abbiamo imparato. Adesso dico una cosa forse un po', insomma, che oggi non bisogna dire, insomma, no? Ma nel recente passato, che non è il Medioevo, insomma, no? Quando un bambino si faceva male e andava a casa, mi sono fatto male, eccetera, il genitore gli diceva, così impari per la prossima volta, fine. Il discorso si chiudeva lì. Ed era effettivamente così, avevi imparato per la prossima volta. Oggi una roba del genere non si può più dire, perché ovviamente succede. Ecco, però dovremmo ragionarci su. Dovremmo ragionarci su quante esperienze noi togliamo ai bambini. Voglio porre la vostra attenzione su questo. La competenza pedagogica, dovunque essa si esprima, nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, eccetera, ambienti educativi, eccetera, se è una professionalità, si esprime essenzialmente nel fatto che io debbo mettere i bambini in condizione di fare delle esperienze. Io le debbo dare l'esperienza ai bambini. Ovviamente esperienze significative. Un conto è se lavoro con dei bambini di 2 anni, altro è se hanno 6 anni, 10 anni, eccetera. Questo è ovvio. Ma il mio compito è mettere i bambini in condizione di fare esperienza. Io ho fatto per 10 anni l'educatore, prima di entrare in università, e questo ho fatto. Io tuttora, quando faccio lezione ai miei studenti, faccio degli esempi in cui ricorro alla mia memoria di educatore, in cui facevo certe esperienze con i bambini, eccetera, eccetera. Va bene. Se io le esperienze le tolgo ai bambini, io faccio un'operazione antipedagogica. Questo è il punto. Cioè, se io dico no, questo non si può fare perché è rischioso, questo non si può fare, questo no perché i tuoi genitori hanno detto che non devi farlo, eccetera, tutto questo in realtà lede la vostra professionalità. Il vostro compito è portare i bambini dentro le esperienze. Dopodiché, ovviamente, le esperienze di per sé non sono necessariamente educative. I bambini possono fare 1000 esperienze, mica è detto che imparano, ovviamente. Perché un'esperienza diventi educativa deve avere 2 elementi di supporto, che sono il pensiero e il linguaggio. Questo è il punto. E qui serve l'insegnante. Per questo il bambino da solo non può. Il bambino può fare, anzi vuole fare, tante esperienze. Ma se io porto il bambino a fare un'esperienza e penso che quell'esperienza possa diventare importante per degli apprendimenti che lui può avere, allora io debbo a questo punto lavorare su quell'esperienza in che modo? Pensiero, linguaggio, elaborazione, discorso, numeri. Non c'è un problema di ambiti disciplinari, va bene? Cioè, su un'esperienza si incrociano tutti gli ambiti disciplinari. È stato evocato Alberto Manzi nella sua scuola, lui non faceva italiano, matematica, eccetera. Lui faceva esperienze con i bambini. Su quelle esperienze lui incrociava i saperi disciplinari che servivano per capire che cosa avevi fatto, in sostanza. Ecco, questo è il punto. In realtà quello che sta succedendo e per cui oggi, mettiamo fra parentesi il trauma Covid, ma va bene, per cui oggi l'educazione all'aperto sta diventando una emergenza educativa, è che noi ci stiamo accorgendo che i nostri bambini sono espropriati di esperienze. E questa cosa, le ricerche ci dicono quali sono i danni che i bambini ne hanno da questa. Cioè, noi abbiamo già almeno 2 generazioni di bambini. Considerate normalmente sul piano sociologico una generazione si calcola intorno ai 12 anni, insomma, no? Ecco. Possiamo dire che già 2 generazioni di bambini hanno vissuto poche esperienze da questo punto di vista. Per esempio, le ricerche ci dicono che i bambini di oggi, a 10-11 anni, per esempio, hanno delle competenze psicomotorie mediamente inferiori ai loro coetanei
di appunto una generazione, due generazioni fa, hanno fragilità emotiva, difficoltà di socializzazione, molte più paure, per esempio. Ecco. Cioè ci sono ricerche appunto che portano dati su questo, per non parlare per esempio della modalità essenzialmente statica dei bambini, per cui per esempio aumento dei bambini sovrappeso. Il sovrappeso non è una patologia, ma è un indicatore. L'obesità è patologia. L'Italia ha la più alta percentuale in Europa di bambini sovrappeso nella fascia d'età 5-10 anni. La più alta percentuale in Europa, nonostante noi abbiamo la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il 50% circa delle malformazioni posturali nell'età dello sviluppo è dovuta al troppo tempo che i bambini trascorrono seduti. E potrei andare avanti, ovviamente, ce ne sono molte di ricerche che documentano questo. È su questa base, cioè sui danni, cioè che non sono opinioni, sono dati, va bene? Sono dati che appunto 8 anni fa abbiamo cominciato con dei colleghi a ragionare su questo tema della necessità di riconsegnare ai bambini quello che noi gli abbiamo tolto. Perché i bambini fuori ci sono sempre stati. Guardate anche, non so, la documentazione iconografica, va bene, che normalmente riguarda l'infanzia, dalla pittura, voglio dire, alla fotografia, eccetera, i bambini vengono rappresentati fuori, insomma. L'ambiente esterno, in passato, che ancora una volta, ripeto, non è il Medioevo, i genitori dicevano non stai mai in casa, sei sempre fuori, insomma, no? Vai sempre fuori, dove vai? Non so dove vai, stai un po' in casa. Che cosa è successo? Perché siamo arrivati a questo? Perché siamo arrivati a danneggiare? Guardate, non ho nessuna nostalgia per il passato, Ecco, non voglio che essere frainteso per un passatista per cui era meglio una volta. Non era fatto meglio una volta. Nel cosiddetto una volta, i bambini morivano di appendicite, mangiavano peggio, venivano anche picchiati, lavoravano 8 anni, quindi per carità, non ho nessuna nostalgia. I bambini di oggi hanno una qualità della vita sicuramente molto migliore. I problemi che noi abbiamo li dobbiamo risolvere oggi, non guardando al passato. Noi dobbiamo dare a questi problemi delle risposte oggi, nella nostra attualità. Però dobbiamo chiederci che cosa è avvenuto perché ci sia stata questa progressione negativa. E perché abbiamo paura a riconsegnare ai bambini quelle esperienze e quegli spazi che noi gli abbiamo tolto, perché glieli abbiamo tolti noi. Non è che i bambini hanno deciso che no, fuori non ci si va più, è meglio stare in casa tutto il giorno o stare seduti in un banco. Siamo noi che le abbiamo tolto queste esperienze. Ebbene, allora, l'educazione all'aperto parte da un principio, riconsegnare all'infanzia i campi d'esperienza che noi gli abbiamo tolto. È loro diritto averle, queste cose. Userò alcune slide così, ma solo per qualche suggestione, ovviamente. Questa immagine, vedete, è tolta, è l'immagine, il frontespizio dell'Orbis Sensualium Pictus di Comenio, 1659. L'Orbis Pictus, per chi ha qualche reminiscenza di storia della didattica o della pedagogia, è considerato il primo libro di testo scolastico. Oggi lo chiameremo sussidiario, va bene? Comenio ha inventato la scuola moderna, quella che noi oggi abbiamo, va bene? La scuola moderna l'ha inventata Comenio, quella che ha fatto il successo dell'Europa, poi diffusa nel mondo, eccetera, eccetera, va bene? Non a caso la sua opera principale si chiama Didactica Magna, ed è proprio concepita come il metodo scientifico per l'insegnamento e l'apprendimento. Quindi Comenio, utilizzando la tecnica più moderna che allora aveva, la stampa e la stampa delle immagini, ha progettato questo libro, appunto, dove, badate, attenzione, è un libro di scuola questo, è stato ristampato per 2 secoli l'Orbis Pictus. Goethe dice che ha imparato a leggere e a scrivere sull'Orbis Pictus, per esempio. Benjamin lo considera uno dei 3 libri fondamentali dell'educazione, diciamo, europea. Insomma. Ebbene, l'immagine iniziale di questo libro, che ripeto è un libro scolastico, non ci fa vedere la scuola, non ci fa vedere il bambino a scuola, ci fa vedere un bambino fuori con l'insegnante
la lingua era sempre doppia, in questo caso è l'edizione inglese, cioè il latino e il volgare, va bene, il volgare in questo caso è inglese, l'opera ha il tedesco e il latino, insomma, poi in tutte le varie edizioni veniva fatta nella lingua locale. E allora vedete, l'indicazione, l'immagine ci dice una cosa molto chiara, l'insegnante indica al bambino, guardati intorno. Che cosa c'è intorno? Degli alberi, il cielo, una città sullo sfondo, il sole. Qual è il messaggio? L'educazione comincia così, l'istruzione comincia così. Guardati intorno, guarda l'ambiente in cui sei, osserva, stai fuori, metti in gioco i tuoi sensi. La psicologia dell'apprendimento di Comenio era una psicologia grezza, ovviamente, oggi ampiamente superata, la psicologia del nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, quindi tutto deve prima avere, non è così, sappiamo che il nostro intelletto è in grado ovviamente di produrre anche indipendentemente da questo, ma il principio era molto importante, riguardava soprattutto l'infanzia, e cioè come impara il bambino innanzitutto? Impara innanzitutto usando i sensi, il corpo come porta nei confronti del mondo. E tutto questo libro prosegue in questo modo, tutte le unità didattiche partono da questo, osservare, guardare la realtà, eccetera. Poi come io dice, quando proprio non è possibile che tu possa avere le cose concrete su cui osservare, esplorare, allora certo, vanno bene anche i sussidi, certo, se devo spiegarti com'è un elefante, non è che ho l'elefante dietro casa, insomma, allora posso usare delle immagini, delle figure, eccetera. Ma tutte le volte che posso, io... dice Comenio, dovrei mettere il bambino in condizione di vedere, toccare, sentire, percepire e così via. Questo è stato, diciamo, quello di Comenio, siamo alla metà del 600, il primo salto di qualità, diciamo, no, sul piano epistemologico nella pedagogia moderna. Quello successivo sarà un secolo dopo con Rousseau, ovviamente con l'Émile, quando Rousseau dice... Émile, questo bambino immaginario, appunto, deve imparare non a scuola, ma stando nell'ambiente naturale, in campagna, dove appunto l'acqua, le piante, il fiume, insomma, no? La terra, insomma, no? Saranno... E, attenzione, cosa molto interessante, la figura dell'insegnante è stay behind, stai dietro. Non sei l'insegnante che sta sempre davanti al bambino, a me gli occhi, va bene, devi guardare me, ascoltare me, non è quella. La figura dell'insegnante è quello che sta dietro, sta a fianco del bambino, lo introduce alle esperienze e poi lo provoca. Ma secondo te cos'è questo? Perché succede questo? E il bambino risponde e lui rilancia ancora. Guardate che è un atteggiamento completamente diverso da quello che noi abbiamo. Molti insegnanti mi dicono, sa professore, per me è difficile andare fuori con i bambini perché è come se io perdessi il loro controllo. Quando sono dentro io li ho tutti lì, davanti a me. E vedete il nostro atteggiamento, no? Qual è? Cioè il nostro modo di concepire la nostra professionalità. Ebbene, è come se noi non avessimo fiducia nei bambini. Qui a Modena avete fatto delle meravigliose esperienze con Movi Imparo e queste esperienze con il mio collega Andrea Ceciliani, che fa parte del nostro gruppo sull'Outdoor Education, ha dimostrato che cosa? Che se tu hai fiducia nei bambini, i bambini imparano un sacco di cose. Devi fidarti di loro. Fidati. I bambini all'aperto non sono bambini in pericolo. Anzi, sono bambini che hanno anche voglia di rischiare un po', perché debbono imparare. Ecco il punto, in sostanza. Noi abbiamo bisogno di cambiare la nostra postura, dallo stare sempre davanti ai bambini all'accompagnarli, stare di fianco, un po' dietro, osservarli, provocarli con delle domande, predisporgli delle esperienze e poi dirgli fai, prova, fai questo, vediamo cosa viene fuori.
E badate che i bambini sono straordinari perché sono animati da una curiosità che non è quella che abbiamo noi, è quella che hanno i bambini. Sono state fatte delle osservazioni, per esempio, sui tempi d'attenzione di bambini di scuola dell'infanzia intenti a scavare, esplorare un pezzo di terra, tirare fuori, eccetera. Sono tempi d'attenzione che all'interno non avreste. Sono decisamente più lunghi. Decisamente più lunghi. E allora ecco una definizione di outdoor education molto semplice, va bene? La trovate su internet, insomma, no? L'ho messa anche nella versione inglese, che è quella, diciamo, più usata. Ecco, con outdoor education a livello internazionale si definiscono le teorie e le pratiche educative, scolastiche ed extrascolastiche, connotate dalla centralità che viene riconosciuta all'ambiente esterno come luogo privilegiato della formazione. Una definizione molto semplice, vedete? Chi si occupa di outdoor education non vi dirà mai che cosa tu devi fare, perché il che cosa tu devi fare dipende dall'ambiente in cui sei. Per questo io anche mi sono trovato a discutere di questi temi anche con altri colleghi, per esempio sono abbastanza contrario a una certa deriva, chiamiamola così, insomma, no? Dell'outdoor education, per cui servono appunto allora i boschi, la natura, le foreste, il mare, eccetera. Sì, ma se io sono nel centro di Modena, se io sono nel centro di Milano, allora non la posso fare. Beh, mi dispiace, certo, se avessi i parchi e i boschi e le foreste la farei anch'io, ma sono nel centro di una città, c'ho solo un giardinetto fuori. Non è così, attenzione. Outdoor vuol dire fuori dalla porta. Che cosa hai fuori dalla porta? Fuori dalla porta puoi avere il tuo giardino, ma puoi averci delle strade, delle piazze, delle botteghe, un parco. Che cosa c'è fuori? Ecco che il concetto di outdoor education deve orientarci in questo senso, l'ambiente esterno. Poi, certo, l'ambiente che ha caratteristiche naturali, io tendo sempre a mettere fra virgolette ambiente naturale perché la natura, insomma, è un po' l'idea di natura è un po' un'idea astratta, insomma, no? Però diciamo, non c'è dubbio che un ambiente che ha delle connotazioni naturali ha delle risorse molto importanti e quindi questo sicuramente va degnato di grande attenzione e va valorizzato tutte le volte che è possibile. Ma outdoor education vuol dire ambiente esterno, insomma, no? Frenet nel suo metodo, anche Frenet andrebbe tutto riscoperto, lui aveva tematizzato le passeggiate didattiche, semplicemente passeggiate in cui con i bambini si va fuori, si fa un percorso, si osserva, si raccolgono informazioni, si fanno domande, si parla con la gente, per esempio. Ci avete fatto caso che noi i bambini fuori non li vediamo più? Non li vediamo più. A me piacerebbe molto che l'outdoor education consentisse di vedere più spesso bambini in giro. Certo, magari con i loro insegnanti, ma vederli in giro, vederli più spesso in giro. Quindi questa è l'indicazione, cioè non si tratta di applicare ricette didattiche preconfezionate da altri. Si tratta di costruire una progettualità educativa che tratta l'ambiente esterno con la stessa importanza che finora si è data all'ambiente interno, non in contrapposizione, ma in continuità. In continuità. Quello che io posso... Non c'è nessuna attività che io faccio all'interno, nella sezione, nell'aula con i bambini, che io non posso fare fuori. Ovviamente come la faccio fuori è diversa. Avrà connotazioni esperienziali diverse. Dentro, fuori, in continuità. La cosa migliore è quando nelle scuole, e questo devo dire nei nidi e nelle scuole dell'infanzia succede abbastanza spesso, ci sono le porte delle sezioni che danno direttamente sullo spazio esterno e magari c'è una veranda anche, no? Per cui la porta può stare aperta, i bambini possono entrare e uscire. Sono spazi soglia in cui si è dentro e fuori. Una delle cose che dico, una delle prime cose da mettere in uno spazio esterno di una scuola è un buon gazebo fatto bene, insomma, no? Bello robusto, con sotto dei tavoloni, delle sedute.
si è fuori, ma si è al coperto e si possono fare tante cose. Ecco, questo è un po' il punto, cioè l'outdoor education richiede una progettualità che non cala dall'alto, in sostanza, ma investe direttamente chi fa il mestiere di educatore e cambia prospettiva, cambia ottica, va bene? Cambia la sua postura. Posso dirvi, da esperienze che seguiamo da molti anni, anche nella nostra regione, che molti insegnanti che hanno intrapreso questa strada dicono: certo, è stato molto difficile iniziare, molti problemi con i genitori ovviamente, no? I genitori sono parte importante di tutto questo, però mi dicono: professore, noi adesso non torneremo più indietro. Non solo perché stanno molto meglio i bambini e noi vediamo il miglioramento nel benessere dei bambini, ma stiamo molto meglio noi come adulti. Noi come adulti siamo molto più rilassati, cioè lavoriamo molto meglio in sostanza. E badate che se un adulto sta bene, stanno bene anche i bambini, eh? I bambini lo percepiscono perfettamente, questa dimensione. Alcuni indicatori ovviamente che hanno portato, ne abbiamo già un po' detto, le condizioni di vita dell'infanzia sempre più connotate da esperienze in ambienti chiusi e tempi strutturati, per cui i bambini vivono, questo l'ho scritto in un articolo, agli arresti domiciliari e scolastici. Quelli del Covid non sono stata il coronamento di questa cosa, ma era già così prima per i bambini. Va bene. La progressiva mancanza di luoghi dedicati al gioco libero e all'aperto. E attenzione, perché l'outdoor education ha dei risvolti di tipo politico molto interessanti. Dovremmo chiederci, per esempio, se le nostre città consentono ai bambini di stare fuori. Pensiamo anche a bambini che abbiano già dei buoni livelli di autonomia, bambini di 8 anni, insomma, no? 7, 8, 9 anni, insomma, no? E scopriremo, per esempio, che le nostre città non sono a misura di bambini. Questo diventa un problema politico, cioè chi progetta gli spazi urbani pensa alla mobilità dei bambini? Bel problema questo, Qui ci sono tutti i lavori di Francesco Tonucci, insomma, no? Sulla città dei bambini, che non ho bisogno di citare, sono ampiamente noti, insomma. Ecco, però questo è un punto molto importante, perché tocca le politiche del territorio. L'Italia è in Europa il paese con la percentuale più bassa di bambini che nella fascia d'età 8-12 anni vanno a scuola da soli. Credo che siamo intorno al 30%. In Germania sono oltre il 50%, in Inghilterra e nei paesi scandinavi oltre il 70% dei bambini vanno a scuola da soli. Ora, qualcuno mi deve spiegare perché un bambino che ha la sua scuola a 100 metri deve fare magari un percorso con un marciapiede, al massimo avrà un passaggio pedonale, perché non può andare a scuola da solo? Ci sono state alcune realtà che ho conosciuto, me ne ha parlato recentemente in Friuli, per esempio, in cui in un paese i genitori si sono messi tutti d'accordo e hanno detto: i nostri bambini vanno a scuola da soli, scuola primaria, e tornano a casa da scuola da soli. Ci prendiamo noi la responsabilità, fine del discorso. Perché potevano farlo? Perché i bambini, se andati in altri paesi è normale, insomma, no? Vedere i bambini che escono in gruppi, in gruppetti. Noi dobbiamo portare il nostro bambino in macchina, se possiamo, fin dentro la scuola. Allora, questa qui è una questione di politiche del territorio, che vuol dire cominciare a proibire ai genitori di arrivare con la macchina fino sotto la scuola. Si crea una zona di pertinenza per cui i genitori che portano i bambini in macchina si fermano lì e l'ultimo pezzo di strada, 50 metri, non so, 100, quello che è, il bambino lo fa da solo, è in sicurezza. Ma ti fermi lì? Perché non è possibile farlo questo? Queste sono scelte di politiche, appunto, che riguardano l'educazione all'autonomia dei bambini. Percorsi, cammini, sono cose molto importanti.
la sovrapposizione da parte degli adulti, genitori, educatori, insegnanti, della percezione del rischio nella vita e nell'esperienza dei bambini. Possibile che noi pensiamo che l'ambiente esterno è solo un ambiente pieno di rischi, di pericoli? Questa è diventata la percezione comune. Se stanno dentro i bambini sono sicuri, se stanno fuori sono in pericolo. È falso, ovviamente. È falso. Il genitore dice: mi raccomando, maestra, Lucia non la faccia uscire perché stanotte ha dato due colpi di tosse. Allora la maestra dovrebbe dire: gentile mamma, se Lucia è malata sta a casa, se viene a scuola fa quello che fanno tutti gli altri. Perché noi siamo diventati così proni nei confronti dei genitori? E loro comandano. Guardate che io ne faccio una questione di professionalità vostra, eh? È la vostra professionalità che, voglio dire, è fragile da questo punto di vista. Siete voi che decidete che cosa fa la scuola. Poi ovviamente comunicando sempre con i genitori, dicendo perché fate certe cose. Ci sarà sempre la disponibilità a parlare con i genitori. Ma se voi avete deciso che si va fuori con i bambini perché è importante, si va fuori. Non lo decide il genitore se si va fuori o no. Allora, l'idea che l'ambiente esterno è pervaso da rischio deve farci riflettere su una questione. La dimensione del rischio è una dimensione educativa. Il mio maestro all'università, Piero Bertolini, che è stato a lungo educatore, lui veniva dallo scautismo, poi è stato per 10 anni direttore del carcere per i minorenni Beccaria a Milano, lui addirittura teorizzava l'intenzionalità del rischio, cioè lui diceva: se io sono un educatore devo addirittura mettere i bambini in condizione di correre qualche rischio, ovviamente controllato, valutato, perché così imparano, perché ho bisogno di vedere, di capire come il bambino risolve quel problema. Quindi dovrei usare addirittura il rischio intenzionalmente. Allora, adesso con questo non voglio dire che dovete buttare i bambini allo sbaraglio, non mi fraintendete, se no chiamano i carabinieri, mi dicono: Ferne vuole mandare i bambini in pericolo, eccetera. Ci intendiamo, ovviamente. Stiamo parlando di esperienze che i bambini farebbero molto volentieri. Basta osservarli, i bambini, no? Basta osservarli. Avete visto i bambini che fanno lo scivolo? Salgono sulla scaletta e scendono. Dopo 4 volte che cosa fanno? Salgono sullo scivolo da dove si scende. Vabbè, quello lo so già fare. Adesso voglio arrampicarmi, fanno una fatica perché si scivola, ovviamente devono salire su. Corrono qualche rischio? Sì, certo. Per esempio che un bambino intanto scende e gli arriva con le scarpe in testa. Va bene. Allora, il rischio ha delle valenze educative importantissime. E io devo osservare il bambino che cerca di fare qualche cosa e badate, un bambino che fa e che cerca di fare qualcosa, di superare degli ostacoli, è un bambino che pensa, è un bambino che sta pensando. Cosa pensiamo che sia il problem solving di cui ci riempiamo tutti la bocca, l'educazione, il problem solving? Il problem solving è questo, eh? Ti trovi in una situazione in cui devi trovare una soluzione per venirne fuori. È quello, eh? E per i bambini, innanzitutto, sono situazioni pratiche, concrete. I bambini amano le difficoltà e amano superare, affrontare le difficoltà, per esempio. Rodari, di cui appunto stiamo celebrando i 100 anni della nascita, ha scritto una cosa molto bella, dice: i bambini amano fare, insegnate ai bambini a fare le cose difficili. Le cose facili sanno far tutti, eh? Insegniamo ai bambini a fare le cose difficili, perché loro amano le cose difficili, le sfide. E Maria Montessori ha detto una cosa molto bella su questo. Il bambino ci chiede una cosa molto importante: aiutami a fare da solo. Può sembrare un ossimoro, questo. Aiutami a fare da solo. Vuol dire che il bambino vuole fare certe cose, io capisco che la vuole fare, quella cosa lì, gli do l'aiuto minimo.
minimo indispensabile perché lui poi la faccia da solo e la viva come una conquista, quella cosa. E ecco, da questo punto di vista vedete che l'ambiente esterno è l'ambiente che mi crea queste condizioni, che crea soprattutto queste condizioni. E quindi il rischio dovremmo vederlo in senso positivo. Quindi i bambini vengono espropriati di una serie di esperienze con l'ambiente sociale naturale, prevalentemente basate sul gioco libero, con la conseguente perdita di apprendimenti e competenze in ambito psicomotorio, emotivo, relazionale. Ci sono delle esperienze che se i bambini non le fanno nella fascia d'età 0-6-7 anni, difficilmente poi le possono fare dopo. Cioè, poi le possono fare se ci sono delle condizioni che glielo consentano, ma c'è una fascia d'età privilegiata da questo punto di vista. Grazie. E quindi, diciamo, il punto è un po' questo, cioè noi dovremmo a questo punto guardare l'ambiente esterno della nostra scuola, delle nostre realtà educative, e guardarlo con un occhio, va bene, che non è soltanto quello del facciamo uscire i bambini a giocare liberamente, ma che cosa può diventare questo ambiente esterno perché sia didatticamente interessante, perché io possa fare con dei bambini della fascia d'età con cui ho a che fare delle esperienze significative. E qui valgono, chi lavora nella scuola dell'infanzia lo saprà, i campi d'esperienza, quelli delle linee nazionali, delle indicazioni nazionali, non sto inventando niente. Il sé e l'altro, i discorsi e le parole, la misura e l'ordine, il corpo e il movimento, eccetera, eccetera. Se voi leggete questi campi d'esperienza per come sono scritti nelle linee, non vi dicono mica che bisogna star dentro, non dicono mica questo, non dicono che queste cose si fanno all'interno. Dicono quali sono i campi d'esperienza fondamentali e che cosa io devo fare, quali sono anche gli obiettivi di competenza dei bambini che dovrei raggiungere. Bene, io tutte quelle cose le posso fare anche fuori, dentro e fuori. Ma noi pensiamo sempre che la didattica è dentro. E in questo modo però la nostra didattica è molto più povera. Se è solo concepita all'interno è molto più povera. Non mi ricordo cosa c'è qua. Vabbè, migliora la salute, ovviamente vi ho già fatto alcuni riferimenti. I bambini che passano del tempo fuori regolarmente hanno un sistema immunitario più sviluppato. Questo è l'American Academy of Pediatrics. Per cui giocare all'aperto è un buon modo per acquisire vitamina D. Come si prende la vitamina D? Stando alla luce solare, ovviamente. Dopodiché, guarda caso, i bambini hanno poca vitamina D. Queste, appunto, le ricerche ce lo dicono. E dobbiamo dargli gli integratori, pensate un po'. Facciamoli stare fuori più possibile. La vitamina D è importantissima per prevenire molte malattie cardiache, ossee, metaboliche. Io dico sempre, se i genitori hanno paura che ne vada della salute dei bambini stando fuori, adesso non dovrebbe essere più così perché le indicazioni dicono di stare fuori il più possibile, chiamate un bravo pediatra, non Roberto Farnè che è un pedagogista, quindi non è un medico, va bene? Chiamate un bravo pediatra che spiega ai genitori che ai bambini fa bene stare fuori. Se lo dice un pediatra forse ci credono, Ovviamente con le dovute precauzioni, se è freddo i bambini si copriranno, insomma, no? Poi i bambini fuori si muovono, insomma, ecco, con le dovute precauzioni, ma vale il buon senso, insomma, no? Da questo punto di vista. Per esempio, uno studio condotto dall'Optometry and Vision Science rivela che i bambini che passano più tempo all'aperto sviluppano migliori capacità visive, soprattutto a distanza, rispetto ai loro coetanei abituati a giocare principalmente in casa. Perché questo? Perché l'occhio si allena sulle distanze lunghe e corte. Più i bambini stanno dentro, più il campo visivo è un campo visivo rigido, corto. Più i bambini stanno fuori, più il campo visivo, ovviamente. Vi riporto questi dati molto grezzi, in maniera molto didascalica, insomma, no? Ecco, per capire come, ovviamente, oggi promuovere l'educazione all'aperto non è solamente una questione pedagogica, che pure ha la sua importanza, ma è una questione di benessere.
A me interessa molto questo aspetto. Io non sono un medico, ma il benessere dei bambini mi sta a cuore. Perché? Perché se i bambini stanno bene, se ne avvantaggia l'educazione, ovviamente. La cooperativa Mille Piedi a Rimini ha fatto uno screening su un servizio che loro hanno 06, in cui stanno abitualmente fuori i bambini, va bene? Proprio tutto centrato sull'educazione all'aperto come loro caratteristica, e per esempio hanno tenuto monitorate le assenze dei bambini e hanno per esempio riportato dei dati in cui sono calate le assenze lunghe dei bambini. Perché più i bambini stanno fuori, più le difese immunitarie aumentano. Le assenze lunghe sono diminuite rispetto agli altri normali servizi per l'infanzia. No. Vabbè, è lo stesso. Queste le abbiamo viste. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Sì, aumenta l'attenzione, anche questo è molto importante anche per l'ambito educativo. Molti studi confermano che la frequentazione di ambienti esterni verdi dedicati al gioco riduce i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che causa difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Cioè, più i bambini prendono dimestichezza con l'ambiente esterno, più, vedete, hanno capacità di autocontrollo e migliorano i tempi d'attenzione. Questo è dimostrato da molte ricerche. E quanti sono oggi i bambini che arrivano a scuola primaria, no? Deficit di attenzione, iperattività, problemi, cioè hanno tutti bisogni educativi speciali, forse anch'io qualche bisogno educativo speciale ce l'ho, sarà normale averlo, però è importante capire che molti di questi aspetti, ovviamente, riguardano proprio le condizioni di vita. Cioè, se noi cambiamo le condizioni di vita dei bambini, probabilmente affrontiamo anche questi problemi. Allora, badate, questi aspetti, fino a 30 anni fa, la scuola non se ne occupava. Perché non se ne occupava? Perché non ne aveva bisogno. Perché i bambini fuori ci stavano. Questo è il punto. I bambini ci stavano normalmente fuori. E oggi bisogna che la scuola se ne faccia carico, la scuola e anche la famiglia ovviamente. E beh, perché? Perché sono cambiate le condizioni di vita, piaccia o non piaccia è così. Allora, se io voglio salvaguardare la migliore condizione educativa e di apprendimento nei bambini con cui lavoro, io debbo anche curarmi di questi aspetti. E quindi devo, diciamo, valorizzare l'ambiente esterno come ambiente normale di vita, di apprendimento. Riduce anche lo stress, ovviamente, e così via. Vabbè, questo lo possiamo. Qui ho riportato questa frase di Maria Montessori, perché mi sembra molto, molto suggestiva, riguarda proprio nel suo testo fondamentale, poi sempre ristampato. Dice: se però pensiamo in quanto maggior grado i bimbi deboli, tubercolotici, scriveva appunto in quegli anni, o rachitici, sono esposti alla natura nei moderni sanatori, perché l'esperienza ha indicato come unico mezzo a cui ricorrere per guarirli, voi sapete che c'erano i sanatori, le scuole all'aperto, no? Esistevano le scuole all'aperto dedicate apposta ai bambini che avevano problemi di sviluppo, problemi respiratori, eccetera, a Bologna. Erano le Fortuzzi, nei Giardini Margherita, c'era la scuola all'aperto, dedicata apposta a questi bambini. Perché l'esperienza ha indicato come unico mezzo a cui ricorrere per guarirli, il farli dormire all'aria aperta o vivere al sole, deve rimanere chiaro che tanto più i fanciulli normali e forti potrebbero non solo resistere, ma rinvigorirsi esponendosi più largamente di quello che non facciano agli elementi naturali. Ma ci sono ancora, conclude la Montessori, troppi pregiudizi su tale argomento, perché tutti ci siamo fatti volontariamente prigionieri e abbiamo finito con l'amare la nostra prigione e trasmetterla ai nostri figli. 1949. Dovremmo appunto chiederci un po' di cose su questo. Queste sono tutte esperienze
credo di avere ancora pochi minuti, mi pare. 5 minuti, sì. Tutte esperienze importanti che l'outdoor education ovviamente consente, la percezione sulla propria pelle del clima, nelle sue variazioni stagionali, la consapevolezza delle differenze e sensazioni che ne derivano. E questo è importante, sono sensazioni fisiche, per esempio, ma da tutti i punti di vista. Le sensazioni olfattive, in autunno per esempio, gli odori che noi sentiamo vicino alle piante sono diversi da quelli che sentiamo in primavera. L'esercizio delle sensorialità tutte nella concreta e diretta relazione con l'ambiente fisico. Lo sviluppo della psicomotricità naturale, quella che i bambini esercitano nei loro giochi spontanei in uno spazio libero. Una collega che lavora su questo tema, Lucia Carpi, ha scritto un libro proprio su questo concetto. Normalmente la psicomotricità noi la concepiamo dentro. Abbiamo l'aula, la sala di psicomotricità, 4 cuscinoni, 2 tappetoni, eccetera, eccetera. C'è una psicomotricità naturale che i bambini sviluppano all'aperto e che noi potremmo benissimo sviluppare. La possibilità di sviluppare conoscenze in presa diretta con l'ambiente attraverso la curiosità innata e il piacere dell'esplorazione. Quanti apprendimenti noi possiamo sviluppare nei bambini. Lo sottolineo questo ancora una volta per ribadire che noi parliamo di scuola e quindi la scuola deve sviluppare apprendimenti. Non sto dicendo che l'outdoor education è il libera tutti nello spazio esterno e ognuno fa quello che vuole. Io devo curarmi degli apprendimenti dei bambini, ma è la qualità dei loro apprendimenti che mi sta a cuore da questo punto di vista. Il bisogno del bambino di mettersi alla prova in attività dove si impara a gestire il concetto di rischio calcolato. Su questo mi fermo e poi chiudo perché è in genere questo il tema sensibile, no? Cioè i rischi, i pericoli, le responsabilità, eccetera. Allora, impariamo a distinguere fra rischio e pericolo. I pericoli si evitano, i rischi si valutano e, se è il caso, si corrono. Non a caso si dice correre il rischio, non correre il pericolo. Questa è una notazione molto importante, cioè è chiaro che se lavoro con dei bambini di 2 anni posso sapere che cosa può essere pericoloso per bambini di 2 anni, che non lo è per bambini di 5 o di 8, eccetera. Esiste un prontuario, un manuale che mi dice esattamente che cosa è rischioso e che cosa è pericoloso? Non esiste. Sta a noi metterci in gioco. E allora io dico, se un insegnante, un'educatrice, un educatore legittimamente ha delle paure profonde su questo tema, non faccia questo mestiere. Perché fare l'insegnante, fare l'educatore significa anche avere dimestichezza con la dimensione del rischio. E vuol dire anche correrlo un po', il rischio, perché ha una rilevanza pedagogica importantissima.